Buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con Lombardia Notizie Online. Oggi con noi il vicepresidente della regione Lombardia, Fabrizio Sala. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. E collegati abbiamo due presidenti di due importanti istituzioni lombarde, ovvero Paolo Veronesi, che salutiamo, buongiorno. Che è appunto il presidente della Fondazione Umberto Veronesi, e Giovanni Fosti, che è il presidente della Fondazione Cariplo. Buongiorno. Buongiorno. Perché questo collegamento? Di che cosa dobbiamo parlare? Parliamo di un importantissimo bando della Regione Lombardia in collaborazione e in stretto rapporto appunto con la Fondazione Umberto Veronesi e la Fondazione Cariplo. Il bando si chiama Covid-19 Insieme per la ricerca di tutti e prevede uno stanziamento complessivo di 7,5 milioni di euro per quella che possiamo definire la ricerca di base e la ricerca applicata, ovviamente legata a quella che è stata l'emergenza Covid. Come saprete, il vicepresidente Sala ha come deleghe principali quelle della ricerca, dell'innovazione e dell'università e quindi è il titolare di questo tipo di progetti. Progetti, che andiamo a esaminare e andiamo a cercare di far capire al nostro pubblico. Sì, è interessante parlare di questo argomento perché qui stiamo parlando della vera lotta al Covid. Noi abbiamo parlato tanto perché era necessario e abbiamo spiegato come proteggerci da questo virus. Qua stiamo finanziando ciò che può sconfiggerlo. Allora, in tutti i campi sanitari ci sono malattie che necessitano di molta ricerca. E cosa abbiamo fatto? Durante il periodo Covid abbiamo chiesto a chi volesse finanziare insieme a noi questa ricerca. E grazie a Fondazione Cariplo e a Fondazione Umberto Veronesi che ci hanno detto di sì e hanno investito insieme a noi e insieme abbiamo cubato 7,5 milioni di euro che abbiamo investito aprendo un bando, cioè aprendo una selezione tra i migliori progetti che potessero arrivare dalla Regione Lombardia. E come ha detto prima bene Pierre, abbiamo due linee, una linea che riguarda un gruppo di progetti che sono progetti sulla ricerca cosiddetta di base e un'altra linea che riguarda poi i progetti di ricerca applicata, cioè con anche il trasferimento tecnologico all'interno. Ma andiamo un po' a capire di cosa si tratta. Finanzieremo 7 studi dedicati alle cause di contagio, alle analisi delle risposte immunitarie in pazienti fragili o che avevano in corso già altre malattie. Finanzieremo 4 studi di virologia, cioè andare a capire. Conosciamo ben poco com'è questo virus, andare a capire sempre di più com'è questo virus, perché capire il virus vuol dire riuscire a sconfiggerlo, e 2 studi sulla popolazione. È interessante perché a condurre gli studi i numeri sono importanti perché abbiamo 15 capofila, affiancati da 30 partner. Abbiamo gli IRCCS, abbiamo gli ospedali, abbiamo le università, abbiamo le fondazioni, abbiamo gli istituti di ricerca, la grande comunità scientifica di ricerca lombarda che viene finanziata e insieme cerca di sconfiggere, trova gli strumenti per sconfiggere il Covid. Abbiamo previsto 18 mesi per la realizzazione di questi progetti. Questa è la prima linea. La seconda linea di finanziamento sono 12 progetti, come vedete, su un totale di 75 e coinvolgono anche le imprese, in questo caso, come dicevo, perché diventa una ricerca applicata, con 32 organismi di ricerca. E ecco, è molto importante questa collaborazione, l'abbiamo sottolineato più volte. Anche per sconfiggere il Covid, ma in generale nella ricerca e nel
progresso scientifico, sanitario, ma anche economico, la collaborazione fra fondazioni, istituzioni, università e mondo delle imprese. Ecco, si è realizzato con questo bando, i progetti sono veramente importanti, sono sicuro che ci faranno fare passi avanti nella lotta al Covid. Un grazie ancora alla Fondazione Umberto Veronesi e alla Fondazione Caripro che hanno raccolto questo appello per cofinanziare insieme a Regione Lombardia questi progetti. E dicevamo appunto cofinanziare perché il sostegno che giunge appunto da queste due fondazioni è un sostegno concreto, reale, vero. Quindi rivolgo la prima domanda al professor Paolo Veronesi per capire e per far capire come l'impegno sia mirato anche e soprattutto verso quelle categorie più fragili, perché abbiamo visto come questo maledetto virus colpisca soprattutto questa tipologia di persona. Certamente, buongiorno a tutti. Innanzitutto noi desideriamo ringraziare Regione Lombardia per averci dato la possibilità di collaborare a questo importantissimo progetto, perché già da febbraio, inizi di marzo, quando la malattia ha cominciato a diventare importante, noi subito, anche se non era proprio nelle nostre linee tradizionali di ricerca che riguardano più oncologia, neuroscienze e cardiologia, abbiamo deciso invece di destinare una parte importante del nostro budget alla ricerca sul coronavirus. Abbiamo trovato nella Regione Lombardia subito l'interlocutore perfetto. Abbiamo deciso di naturalmente finanziare quelle linee di ricerca più vicine anche a quello che è il nostro DNA e quindi occuparci di pazienti oncologici, di pazienti fragili, di pazienti con patologie concomitanti che abbiamo visto essere state purtroppo le principali vittime di questa pandemia. E questo nell'ottica, ovviamente l'emergenza adesso sembra in gran parte superata, ma questo nell'ottica di non farci trovare impreparati qualora, come molti sostengono, il virus dovesse ripresentarsi. E devo dire, ci ha anche insegnato molto, ci ha insegnato innanzitutto ad agire più in fretta a questa esperienza. Normalmente quando si fanno dei bandi passano mesi per disegnare i bandi, mesi per ricevere i progetti e prima di un anno sicuramente non si muove niente. Qui in un mese il bando era già pronto, in poche settimane il bando era già pronto, sono arrivati subito una valanga di progetti, tutti di altissimo livello, li abbiamo selezionati in base naturalmente alla congruità con la linea di ricerca, al soggetto, alla naturalmente eccellenza del soggetto proponente e dei partner collaboranti. E così abbiamo selezionato questi progetti che hanno lo scopo di concludersi in tempi molto rapidi, perché quello che ci occorre adesso è avere una risposta subito, inutile averla fra 5 anni o 3 anni. Quindi caratteristica anche di questi progetti è la rapida ricaduta sulla clinica. E quindi davvero ci aspettiamo grandissimi risultati in tempi brevi. I progetti sono tutti validi, spaziano appunto dai soggetti portatori di patologie concomitanti a livello cardiovascolare, oppure uno sulle malattie infiammatorie croniche, che sono malattie che vengono curate con degli immunomodulatori, e qui l'interazione tra il sistema immunitario e il virus è la base della nostra ricerca, perché quello su cui ancora non c'è chiarezza e che ha purtroppo portato a tantissimi decessi perché non si sapeva come curare. Poi naturalmente in tutto il mondo si sta studiando il virus, quella è un'altra cosa, sono altri fattori di grandezza, sono investimenti molto più importanti e speriamo che anche questo ci dia una risposta, però siccome non ne siamo affatto sicuri, noi dobbiamo trovare il modo di affrontare questo virus o qualunque altro virus si dovesse ripresentare in maniera adatta a non farci trovare impreparati. Professor Giovanni Fosti, Fondazione Caripro è una grandissima istituzione non solo lombarda ma addirittura nazionale. Quando si parla di ricerca si pensa alla prospettiva perché bisogna capire cosa accadrà. Ecco, nel contribuire concretamente a questo tipo di progetto, cosa vi aspettate e cosa vedete nel futuro? Ma intanto anche da parte mia un ringraziamento a Fondazione Veronesi e a Regione Lombardia
perché credo che sia molto importante intanto che su una partita di questo tipo ci sia mossi con una partnership e non con azioni isolate e singole. E questo secondo me è una cosa per l'oggi ed è una cosa per il futuro, cioè l'idea che di fronte alle difficoltà, se diversi soggetti istituzionali dei territori si mettono insieme, questo è un modo di costruire opportunità per il futuro. Una considerazione generale: il Covid ci ha messo in grande difficoltà dal punto di vista ovviamente della vita quotidiana di molte persone, di molte famiglie. Oltre all'emergenza sanitaria, oggi ci stanno emergendo nodi di natura economica e sociale. Come Fondazione Caripo abbiamo cercato di rileggere il nostro posizionamento nell'insieme rispetto alla situazione Covid e quindi di rivedere come posizionarci per il futuro nelle nostre diverse aree di intervento, e questo è accaduto anche nell'area della ricerca. E quindi nell'area di ricerca abbiamo sentito da subito l'esigenza di mettere in campo un'iniziativa che fosse un'iniziativa in grado di produrre risultati in termini brevi, quindi con un bando costruito in tempi rapidi. E la nostra commissione ricerca ha iniziato a fare dei ragionamenti, e poi è emersa la possibilità da parte di Regione Lombardia, ci ha offerto la possibilità di aderire alla loro proposta, e quindi abbiamo sviluppato questo tipo di proposta in modo congiunto insieme a loro, insieme a Fondazione Veronesi. Noi sostanzialmente quindi abbiamo avvertito da subito la necessità che attorno al Covid un territorio come il nostro, che è anche un territorio di eccellenza nell'ambito della ricerca e in cui Fondazione Caripro tradizionalmente ha lavorato attorno alla ricerca di eccellenza, ci sembrava un territorio dove ci fosse un po' il dovere e la responsabilità di, dopo aver subito in modo così forte la pressione del Covid, anche di mettere a disposizione dei soggetti, dei centri che sono eccellenti nel nostro territorio e che possono offrire da questo punto di vista delle garanzie straordinarie, la possibilità e le risorse per poter anche imparare da questa esperienza e mettere a disposizione, trarre frutto da questa esperienza per tutto il territorio e anche per le conoscenze di tutta la comunità scientifica. E questa è la cosa che mi aspetto, cioè mi aspetto che arrivino dei risultati, che siano dei risultati che sono offerti da soggetti eccellenti, ma che permettono di fare dei passi avanti nella ricerca a tutti. Quindi da questo territorio che escano delle conoscenze rilevanti sul piano globale, sul piano del contrasto al Covid. E quindi che diventi questo tipo di iniziativa anche un'iniziativa di supporto ai nostri centri di ricerca e all'eccellenza della ricerca che c'è nel nostro territorio. Noi abbiamo lavorato su due obiettivi specifici: da una parte l'obiettivo di avere una migliore comprensione del virus, perché era fondamentale avere una migliore conoscenza; dall'altro lato, insieme alla Fondazione Veronesi, ci siamo innestati sulla linea che è quella della protezione della popolazione più fragile. Devo dire che attorno a questi obiettivi abbiamo lavorato con un metodo che è quello consueto: la valutazione è stata fatta con il coinvolgimento di 37 esperti internazionali indipendenti che svolgono la propria attività di ricerca presso centri di ricerca stranieri di grande autorevolezza, dal Karolinska all'Imperial College in UK, e quindi con un metodo molto corroborato e molto robusto siamo arrivati a sviluppare una valutazione che ci ha permesso poi di attribuire 1 milione di euro sulla linea legata alla conoscenza e insieme anche a Fondazione Veronesi 1,5 milioni di euro sulla linea invece per la protezione della popolazione più fragile. Quindi ci aspettiamo di poter contribuire a fare dei passi avanti in termini di conoscenza e di farlo, come sempre, con l'attenzione alla componente più fragile della nostra popolazione. Grazie. Vicepresidente Sala, quando ci collegavamo, facevamo le nostre dirette nel periodo più difficile, quello della pandemia, quello in cui appunto era veramente difficile reagire, lei ha sempre posto l'attenzione, oltre che sui Lombardi in generale, oltre che sui medici, gli infermieri, tutti coloro che ospitavano che cercavano di contrastare questo virus, soprattutto anche sui ricercatori. Sì, esatto, perché questo bando va ad aiutare un lavoro di lunga data. I ricercatori continuano, a volte sono poco popolari, perché stanno in laboratorio, nei loro studi, testano, ritestano, provano, riprovano, molte volte anche con
condizioni economiche non adeguate nel nostro paese, ma non è questo il tema, perché probabilmente questa pandemia ci fa riflettere e ci fa dire che a livello nazionale e internazionale sulla ricerca bisogna investire molto di più. Faccio una battuta: se dopo la seconda guerra mondiale il mondo ha voluto investire in difesa per essere sicuro, dopo questa pandemia il mondo dovrà investire di più in ricerca per essere sicuro. Io mi auguro che sia così, perché il lavoro di tutte queste persone va premiato. E i finanziamenti che arriveranno, io volevo fare degli esempi, cioè che cosa andiamo a finanziare, cos'è che si sta ricercando, cos'è che si può provare. Ecco, intanto ci sono dei progetti che riguardano la realizzazione di test e di tamponi sempre più rapidi e precisi. Quindi andare a ricercare quali sono i sistemi migliori per individuare più velocemente, più rapidamente e più precisamente i pazienti Covid positivi. Ma ancora, dispositivi portatili, per esempio, per rilevare il Covid sulle superfici. Sappiamo ancora poco di quanto il Covid sia presente sulle superfici. Ecco, finanziare una ricerca di questo tipo, alcune sono già attive, poi insieme pubblicate su riviste scientifiche apposite, fanno sì che i medici, la popolazione, anche chi deve decidere, abbia conoscenza di che decisioni prendere. Noi a volte dobbiamo prendere delle decisioni con pareri scientifici diversi, senza sapere, avere delle certezze, e questo per noi è un problema, perché dobbiamo prendere la decisione corretta, la decisione giusta, ma senza elementi di certezza diventa veramente difficile. Si può fare il possibile, abbiamo fatto il possibile, però diventa veramente difficile. Ma ancora, l'efficacia dei farmaci per mettere le basi e individuare le nuove terapie, cioè la cura al Covid. Non sappiamo se arriverà prima il vaccino o prima la cura. Sappiamo che è un virus estremamente complesso, quindi può darsi che riusciremo prima a curarlo bene dell'arrivo del vaccino. Ma ancora, aumentare la capacità di diagnosi attraverso anche l'intelligenza artificiale, quindi mettere insieme tutti i dati dei diversi territori, ed elaborare un sistema che ci possa indicare una strada per la prevenzione del Covid. Ancora, l'assistenza domiciliare per i pazienti fragili, cioè chi sta a casa e è potenzialmente, può essere rischioso per loro prendere il Covid, quindi pazienti fragili, come ho detto, sistemi di telemedicina e di assistenza innovativi, in modo che possiamo avere la situazione sotto controllo. Ecco, in quel periodo, quando abbiamo deciso di fare questo bando, era il periodo in cui non si sapeva cosa stava succedendo, c'era uno tsunami, avevamo centinaia di decessi. Il fatto, io volevo ringraziare la lucidità, la tempestività e grande prova di altruismo che queste due fondazioni hanno voluto dare insieme a Regione Lombardia per andare sulla strada vera della sconfitta del Covid, che è quella della ricerca. Ecco, mi aggancio proprio a questa affermazione del vicepresidente Sala per chiedere, prima di salutarci, sia a Paolo Veronesi sia a Giovanni Fosti, appunto una considerazione che mi viene spontanea: comunque il grande cuore di Lombardia e di istituzioni lombarde che si stringono, si uniscono per cercare di fare squadra e superare veramente un momento drammatico e difficile. Ma io, quello che mi ha molto amareggiato, che è il prestigio della Regione Lombardia in termini di sistema sanitario, dove lavoro da sempre, in questi ultimi mesi sia stato messo un po' in discussione. Io credo che questa sia anche un'occasione per dare delle risposte che vengano dalla nostra regione a tutto il territorio, possibilmente a tutto il pianeta, delle risposte importanti che riportino la nostra regione al centro del sistema sanitario italiano, come è stato negli ultimi 20 anni. Professore, professor Fosti. Ma credo che in un momento come questo, in cui la fase di emergenza superata,
ho in mente insomma, dobbiamo ricordarci, avere presente quante persone si sono giocate, si sono messe in prima linea, quanti hanno anche corso dei grossi rischi e qualcuno ha pagato anche con la vita dei grossi prezzi. Io credo che anche per una questione di rispetto nei confronti di chi ha sofferto così tanto, sia fondamentale che tutta questa sofferenza generi anche una conoscenza, che sia una conoscenza che aiuti a essere più attrezzati in futuro, che produca delle comprensioni, e per farlo bisogna puntare la conoscenza e sulla ricerca, che è quella che fa fare dei passi avanti nel contrasto a questa pandemia. Quindi credo che il punto di vista sia qualcosa di fondamentale per il nostro territorio e qualcosa che il nostro territorio riesca anche a mettere a disposizione di altri territori. Vicepresidente Sala, a lei le conclusioni. Sì, ringrazio molto di queste parole. Noi abbiamo un sistema sanitario eccellente, provato più volte negli anni a livello internazionale in Lombardia. Poi è arrivato questo tsunami che ha messo in crisi non solo il sistema sanitario, ma come vedete anche la nostra economia. Allora io volevo dare un'interpretazione in questo campo di che cos'è l'orgoglio lombardo. L'orgoglio lombardo in quel periodo era fare ciò che era possibile fare, anche senza conoscere, perché anche oggi sappiamo poco. Mesi fa sapevamo pochissimo di questo virus. Siamo state una delle aree al mondo più colpite e per prima, una delle prime democrazie. Alcune misure che abbiamo prese sono state efficaci, altre in altre parti del mondo non sono state così. Molti nel mondo ci stanno ancora chiedendo quali sono i nostri protocolli, ma dif è difficile decidere e fare il possibile per noi, per i sanitari, per i lavoratori, per tutti quanti, senza avere informazioni e certezze. Questo è il compito della ricerca. Quindi, grazie anche alle due fondazioni che in questo periodo, insieme a tutti quanti, proprio per l'orgoglio lombardo che rappresentano, hanno fatto il possibile. Grazie. Grazie dunque, li salutiamo al professor Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi. Grazie professore. Grazie a voi davvero, grazie. E grazie anche al professor Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo. Grazie professore. Grazie a voi. Grazie, buona serata a tutti. Grazie.